poi ci faccia sapere come vanno le cose. Allora, abbiamo rubato un po' di tempo, chiedo scusa al sindaco di Saluggia, Marco Pasteris. Noi l'abbiamo chiamato innanzitutto perché lei sindaco, già da 3 anni, lei, i suoi assessori e la sua giunta, rifiutate volontariamente lo stipendio, e questo vi fa di voi una sorta di sindaco, assessore e giunta volontaria. Perché questa scelta controcorrente? Ma ricollegandomi un po' a quello che è stato detto in precedenza sul fatto che gli italiani leggano poco, io penso che in realtà ci sia un libro che gli italiani abbiano letto tutti, che è La Casta, nel quale vengono raccontati fatti ed episodi della politica poco piacevoli, e quindi anche da quel punto di vista noi siamo partiti dicendo con molta chiarezza ai nostri elettori, alle nostre concittadine e ai concittadini che ci hanno votati: vogliamo assolutamente essere degli amministratori volontari, perché non è solo il sindaco di Saluggia che non percepisce l'indennità di carica, di funzione, sono anche tutti gli assessori, no, che partecipano con me alla giunta, e quindi abbiamo voluto mantenere fede a questa promessa fatta in campagna elettorale. E naturalmente i cittadini immagino che abbiano apprezzato questa scelta, no? Penso di sì, come tante altre scelte che poi abbiamo portato avanti, molto innovative. Queste diciamo che sono anche una risposta seria e concreta anche a questi problemi di carattere economico che la nazione sta vivendo. Ecco, il risparmio infatti è di circa 45.000 euro all'anno. Esatto. Marco Pasteris è il sindaco più giovane della storia di Saluggia, lei tra l'altro è anche consigliere provinciale, e mi risulta che in quel caso, se mi permette, l'indennità non l'ha rifiutata. Beh, permettetemi soltanto di dire, cioè, di qualcosa devo sopravvivere, nel senso che... È vero. Comunque... Io da tanto tempo conduco anche un'altra battaglia, forse sono inascoltato, ritengo che comunque i nostri parlamentari, così come coloro che occupano cariche più elevate della mia, debbano dare un segnale forte al Paese in questo momento. E quello di dire di ridursi assolutamente gli stipendi e di ridurre tutto l'insieme dei privilegi di cui li godono. La gente, credo che chiedano in questo momento soprattutto questo elemento, il fatto di dire: voi siete al servizio della nazione, ma noi siamo i cittadini, siamo coloro che la nazione la compongono, e quindi date delle risposte serie e concrete. Il primo passo è quello di ridursi tutta questa serie di privilegi. Benissimo, Marco Pasteris di Alleanza Nazionale, ma eletto a Saluggia in una lista civica di centrodestra, ambientalista convinto, battagliero. Tra un attimo parleremo anche della lotta alle centrali nucleari e all'altro che si sta riproponendo purtroppo all'orizzonte. Allora, noi facciamo